grazie. Grazie a tutti, a tutte, cittadini, cittadine, tutte le autorità presenti quest'oggi. È molto importante rinnovare questo appuntamento, perché il 2 agosto a Bologna non è solo una data sul calendario. Il 2 agosto a Bologna è un pezzo della nostra identità comune. Chi sceglie di vivere, di essere bolognese, ha le proprie spalle, nel proprio cuore, l'impegno civile di ricordare e lottare per fare piena luce, memoria, verità e giustizia sulla strage fascista che avvenne nella nostra stazione il 2 agosto del 1980. Questo 2 agosto è un 2 agosto importante, è un 2 agosto nel quale possiamo dire, perché c'è una sentenza di oltre 1200 pagine, quello che per molti anni l'associazione dei parenti delle vittime ha lottato per poter portare a valore comune e condiviso. Il 2 agosto 1980 non è uno dei tanti misteri italiani, non facciamoci travisare. Il 2 agosto 1980 ha la propria verità. C'è una sentenza in più che declina, mostra, illustra con dettagli quello che è stato il contesto nel quale quella strage fascista è stata pensata, organizzata, finanziata, voluta. Sappiamo chi sono state le persone che hanno voluto quella strage e anche perché. Il 2 agosto 1980 si inserisce dentro la strategia eversiva di quel periodo, di quella strategia della tensione di quegli anni, e Bologna non è stata scelta a caso. Ed è proprio questo di cui tutti noi dobbiamo essere consapevoli, perché non è una vicenda solo bolognese. Bologna fu scelta perché è una città democratica, una città progressista, una città che partendo dal coinvolgimento, dalla partecipazione dei propri cittadini, delle proprie cittadine, in una collaborazione costante con le istituzioni locali, voleva costruire una società diversa, una società migliore. È per questo che fummo colpiti ed è per questo che la strage del 2 agosto non riguarda solo Bologna, ma riguarda la vita della Repubblica Italiana. Fu colpita a Bologna perché si voleva colpire la democrazia del nostro paese, ma non ci riuscirono. Pezzi dello Stato, pezzi infedeli dello Stato, e dobbiamo ricordarlo, perché non erano mele marce, erano pienamente inseriti negli apparati statali, paraistituzionali, economici, politici del nostro paese. Però con altrettanta forza altri pezzi sani delle istituzioni, della società civile, in questi 43 anni hanno voluto strenuamente lottare perché non finisse dimenticata nell'oblio quella strage, ma perché venissero fuori tutti gli elementi. Renato Zangheri, il giorno del funerale in Piazza Maggiore, disse che bisognava indagare e capire la logica del delitto, ed è questo che in una crescendo, in un'immensità di orrore, non solo per la violenza che hanno subito i familiari delle vittime insieme agli avvocati e alle avvocate del Collegio di Parte Civile, insieme alla Procura Generale, hanno fatto in questi anni. Noi sappiamo. E allora mi rivolgo in particolare a voi, bimbi, bimbe, grazie, grazie di cuore di essere qui, grazie alle famiglie che hanno voluto coinvolgere i bambini e le bambine in questa nostra cerimonia. Ringrazio la dirigente scolastica Simona Liparini dell'IC4, perché è molto importante ricordare. Io ho in mano un pupazzo. Che cos'è? È un elefante. L'elefante che cos'ha? Me l'ha dato un rappresentante delle staffette politiche. L'elefante ha una memoria lunga, non si dimentica di niente. Ecco, per poter avere la memoria bisogna conoscere, bisogna studiare. E voi che siete gli alunni delle scuole, degli IC4 che sono intitolate ai fratelli Meder, che sono due delle vittime che celebriamo oggi, avete anche questa grande responsabilità. Ricordare, studiare.
E adesso mi rivolgo agli adulti, concludendo, perché non basta la memoria. Noi dobbiamo continuare a stare vicino a chi si sta battendo anche ora, affinché le sentenze, sia quelle passate in giudicato che quelle anche in primo grado, che stanno continuando a essere portate appunto in, con un grado di verità che però viene messo sotto scacco. Dobbiamo essere consapevoli che ci sono rappresentanti del governo, rappresentanti istituzionali che stanno cercando di riscrivere la storia del 2 agosto 1980 e non solo. Perché quando si chiedono commissioni d'inchiesta in cui si vogliono riaprire fantasiose piste che sono già state del tutto destituite, quando la linea del governo è quella di non diciamo niente sul 2 agosto, nessuna polemica, no cara Presidente del Consiglio, il silenzio sul 2 agosto noi non lo accettiamo, bisogna prendere le distanze da quella strage fascista avvenuta 43 anni fa, il silenzio è colpevole e complice, proprio perché sappiamo anche le implicazioni di parti politiche che ancora oggi non rinnegano il proprio passato, proprio anche quel Movimento Sociale Italiano che è il genitore del partito a cui appartiene la Presidente del Consiglio. E allora no, il silenzio è colpevole e da Bologna noi diciamo che vogliamo tutta la verità e non ammetteremo nuovi depistaggi, nuovi revisionismi, perché Bologna non ha solo un grande cuore, che pure ce l'ha. Bologna ha una coscienza politica ed è questa la forza che in questi 43 anni hanno fatto raggiungere i risultati di verità e giustizia. E noi non molleremo e continueremo. E saremo sempre accanto all'Associazione dei Familiari, agli avvocati, alla Procura Generale.